A due mesi dal Natale si pensa già alle festività. Sindaco Alessandrini, questa mattina avete presentato questa iniziativa Luci d'Artista in collaborazione con la Camera di Commercio. Come l'anno scorso, ricorderete gli addobbi natalizi del 2016, quest'anno non lasciamo ma raddoppiamo, nel senso che oltre agli addobbi nel centro commerciale naturale abbiamo pensato, sempre in collaborazione con i volenterosi dell'universo camerale, la Camera di Commercio in primis, naturalmente, di estendere questi luminari così d'impatto anche ad altre arterie importanti della nostra città, penso a Viale Marconi, penso a Viale D'Annunzio. Questo nell'ottica della città policentrica, nell'ottica di un, diciamo, di luminarie che servono ad arredare, a rendere il clima di festa e che dureranno, insomma, saranno prima e anche dopo Natale, con l'auspicio che questo naturalmente possa consentire anche un aumento dei consumi, che in questa fase dell'anno è sempre una questione attesa in un certo senso. Tempi di ristrettezze economiche per le casse comunali, degli enti locali in generale, diventa fondamentale attuare delle sinergie come avete fatto voi con la Camera di Commercio. Eh sì, come l'anno scorso, anche quest'anno c'è il contributo pubblico per 100.000 euro, l'anno scorso erano 75, poi c'è appunto la Camera di Commercio, si arriva complessivamente a 250.000 euro. Questo sulla falsariga di esperienze virtuose che ci sono state nel nostro paese, penso a Salerno, penso a Torino, ma penso anche alle certe immagini che mi sono rimaste lo scorso anno, perché se le persone fanno la fila per farsi un selfie davanti all'albero di Natale vuol dire che quell'albero ha colpito l'immaginario collettivo e quindi vogliamo ripetere il bel clima che si è creato nel Natale scorso. Approfitto per ringraziare l'assessore Cuzzi, l'assessore al turismo, che si è molto speso per tutto ciò, e attendiamo appunto che le luci d'artista si possano accendere.